Rambo e Terminator finalmente insieme, per la gioia di ogni fan dei Colossal d'Azione. Per decenni Sylvester Stallone ed Arnold Schwarzenegger si sono studiati come due pugili. Ad ogni gancio al box office di Rocky, Schwarzi rispondeva con la spada di Conan il Barbaro. Ma il sogno di grandi e piccini, vederli menare le mani schiena contro schiena, non si era mai realizzato, almeno finora. Dopo essere apparsi assieme, anche se in poche scene, nella saga di The Expendables, i due pesi massimi di Hollywood hanno recitato insieme nella pellicola carceraria Escape Plan, Fuga dall'Inferno. Dal red carpet della prima di New York, i due attori raccontano com'è stato recitare assieme. Lavorare con Sly è stato fonte di enorme motivazione, perché era da tempo che volevamo fare un film insieme. È una pellicola di grande azione e anche delle scene molto belle che mi hanno dato la possibilità di recitare e fare cose che non ho mai fatto prima in maniera drammatica. Non è come dire: ehi, guardate, ci siamo più importanti del film, siamo solo due topi intrappolati in un labirinto e abbiamo bisogno l'uno dell'altro anche se ci detestiamo, un po' come nella vita vera. Sin dagli anni Ottanta circolavano voci sull'esistenza di un copione per farli recitare insieme. Le agende però non si sono mai incastrate. 30 anni dopo i due attori sono uno di fianco all'altro. Siamo sempre stati rivali come ci volevano le cronache, dicono, e i benefici si vedranno sullo schermo. Lui vuole rubare la scena, io voglio rubare la scena. Entrambi vogliamo recitare al meglio delle nostre possibilità e il tutto finisce per essere davvero il più autentico possibile. Ha perfettamente ragione, perché ciascuno spingeva l'altro. E credo sia un esempio perfetto di sana competizione. A goderne è il pubblico, sono i fan, perché, come ha detto, lui cercava di superare me, io cercavo di superare lui, ed è stato così per interi decenni. Insomma, lo sapete: chi ha il corpo migliore, chi il più muscoloso, chi quello con meno grasso, chi quello che uccide di più, chi ha i mitragliatori più grossi o chi gli elicotteri più veloci. È stata sempre competizione e ti fa lavorare meglio. Nella pellicola Stallone interpreta un ingegnere strutturale che costruisce prigioni e poi ne mette alla prova la sicurezza, facendosi rinchiudere dentro ed evadendo. Durante l'ultimo incarico però viene incastrato e rinchiuso in un penitenziario di massima sicurezza. Sarà costretto a mettere in piedi un piano di fuga insieme a Schwarzenegger nel ruolo del suo compagno di cella.